Mi chiamo Chiara Ruzza e ho un dottorato in farmacologia conseguito presso l'Università di Ferrara. Ora lavoro come assegnista in questa università. Ho effettuato la mia ricerca a Natal, in Brasile, presso l'Università Federal do Rio Grande do Norte, e il titolo della mia ricerca è Studio delle proprietà antimaniacali di nuovi ligandi del recettore per il neuropeptide S. Il disturbo bipolare è un disturbo che affligge circa il 3% della popolazione mondiale, quindi è un disturbo molto diffuso. È caratterizzato dall'alternanza di fasi depressive a fasi di mania, quindi fasi di umore euforico e di iperattività. Vista l'alta diffusione del disturbo bipolare, l'identificazione di farmaci che lo possano trattare è di grande importanza. L'obiettivo della mia ricerca è stato lo studio delle proprietà antimaniacali del neuropeptide S e di molecole che legano il recettore per il neuropeptide S, proprio al fine di identificare un nuovo target farmacologico per il trattamento di questo disturbo. Per studiare le proprietà antimaniacali del neuropeptide S e delle molecole che legano il recettore del neuropeptide S, abbiamo scelto dei modelli di mania nel topo. Abbiamo quindi deciso di mimare due sintomi della mania, che sono l'iperattività e l'aggressività. Per mimare l'iperattività abbiamo utilizzato il metilfenidato, che è una sostanza stimolante, e abbiamo quindi studiato la capacità del neuropeptide S di inibire l'iperattività indotta da metilfenidato. Invece, per mimare l'aggressività abbiamo scelto un altro test che è chiamato Resident Intruder Test e abbiamo anche in questo caso studiato la capacità del neuropeptide S di ridurre l'aggressività nel topo. Grazie a questo studio abbiamo dimostrato che il neuropeptide S è in grado di inibire l'iperattività indotta da metilfenidato ed è inoltre in grado di ridurre l'aggressività del topo nel Resident Intruder Test. Questi risultati ci suggeriscono quindi che il sistema del neuropeptide S possa rappresentare un nuovo target farmacologico per lo sviluppo di farmaci antimaniacali. Ora continuerò a lavorare qui all'Università di Ferrara e continuerò questo studio relativo al neuropeptide S e la mania. In particolare mi focalizzerò sul ruolo che il sistema endogeno ha durante lo stato maniacale e quindi questo studio ci permetterà di validare ulteriormente il sistema come target farmacologico per il trattamento della mania. E ci permetterà anche di capire il ruolo svolto dal neuropeptide S endogeno durante lo stato maniacale e di aumentare le conoscenze relative ai meccanismi e alla neurobiologia del disturbo bipolare dell'episodio maniacale. Lavorare in Brasile è stata senza dubbio un'esperienza molto positiva, mi ha dato la possibilità di acquisire nuove conoscenze, in particolare di acquisire anche nuove tecniche, di imparare nuovi modelli che ora posso portare qui nel mio laboratorio all'Università di Ferrara.